Bene, ringraziando la professoressa Cartabia, e mi permetto, signora ministra, di chiamarla così perché per noi lei davvero qui è di casa, per aver così magistralmente aperto il nostro anno accademico, perché questa è anche la lezione inaugurale del corso di dottorato di giurisprudenza, che si svolgerà proprio su questi temi, che ci permetterà di riflettere sugli innumerevoli spunti che ci ha dato e anche su queste ultime parole toccanti. Per noi, almeno che studiamo giurisprudenza, ma credo per tutti i dottorandi, passerei alla seconda fase che abbiamo organizzato un po' in questi giorni, perché con la professoressa Frezzotti avevamo appunto pensato che questa fosse soprattutto un'occasione di dialogo con lei, e abbiamo ricevuto tante domande, per cui ringrazio tantissimo i dottorandi di qualsiasi materia, e li abbiamo raggruppate, come aveva anticipato la professoressa, a gruppi. Partiamo dalla prima. Come prima domanda, quindi, raggruppiamo una serie di questioni poste dai dottorandi rispetto a un capitolo importante della riforma, quale quello dedicato alla giustizia riparativa, tema su cui la ministra è intervenuta più volte e che è al cuore anche degli studi di alcuni nostri colleghi qui presenti. Considerando i precedenti tentativi in quest'ambito, ad esempio con la riforma Orlando, quali sono i punti di forza di questa riforma in materia di giustizia riparativa? Ampliando la domanda poi, in una società sempre più frammentata e plurale, quale ruolo può assumere la giustizia non solo nella risoluzione dei conflitti, ma anche e soprattutto nella loro prevenzione? Più in generale ancora, raggruppando le domande, dalla riforma emerge come il processo non sia più l'unico luogo in cui perseguire la giustizia, come ben mostra il rafforzamento dei mezzi di risoluzione alternative delle controversie, oltre agli strumenti della giustizia riparativa di cui abbiamo appena accennato. Volevamo sentire cosa pensava in merito. Così può andare bene. Grazie mille e grazie per queste domande che toccano un punto a me molto caro, di tutto il lavoro, di tutti i capitoli delle riforme e delle azioni che stiamo mettendo in campo. È un punto che ha origine in queste aule. Io non credo che mi sarei tanto impegnata sul fronte della giustizia riparativa se non avessi conosciuto di prima persona un grande collega, un grande amico, e il suo lavoro straordinario per l'Italia e nel mondo, che è Adolfo Ceretti. Adolfo ci aveva sensibilizzati, un collega di Milano Bicocca, ricordo, tanti anni fa, quando aveva proposto di dare la laurea honoris causa a Desmond Tutu. Poi per una serie di vicissitudini non era stato possibile darla, ma tanti anni fa aveva intuito, ecco, dove deve andare, mi chiedeva qualcuno, se dove deve andare la giustizia, dove va la giustizia, quella è la direzione ultima, a mio parere, verso il quale spendere tutte le nostre energie. Una giustizia che ripari le ferite nei rapporti, nei confronti delle persone, nella società, che ogni atto, ogni reato, ogni forma di ingiustizia determina. Perciò mi è particolarmente caro sottolineare qui, in questa sede, l'importanza di questo capitolo della giustizia, che non è soltanto un capitolo della riforma che è stata approvata in Parlamento in forma di legge delega e che speriamo presto possa vedere i suoi decreti di attuazione, ma è stata anche oggetto di un evento che reputo essere tra i più importanti di questi mesi al Ministero, e cioè una riunione di tutti i ministri della giustizia del Consiglio d'Europa che abbiamo convocato a Venezia a metà di dicembre. L'Italia in questo momento ha la presidenza del Consiglio d'Europa e in questa veste abbiamo potuto porre all'attenzione questo tema della giustizia riparativa, e che ha visto il lavoro
di tutte le delegazioni all'unisono fino ad arrivare a una dichiarazione comune, cioè questa dichiarazione di Venezia sulla giustizia riparativa che è stata condivisa da tutti i paesi del Consiglio d'Europa, non è poca cosa. Il Consiglio d'Europa è ancora più ampio e più vario dell'Unione Europea, ma il tema ha trovato consenso da parte di tutti. Che cos'è la giustizia riparativa non devo spiegarla in queste aule, ma è, diciamo così, una forma assolutamente libera di incontro, la giustizia dell'incontro tra gli autori dei reati e le vittime, ma sempre lasciata alla libera adesione, favorita da un mediatore in cui fondamentalmente questo incontro ha come scopo quello di far emergere la verità dei fatti così come è stata vissuta attraverso l'esperienza dei protagonisti di qualunque reato, di qualunque natura. Come origine, forse il paradigma è proprio quella commissione della verità e riconciliazione a cui Desmond Tutu, Mandela e altri hanno dato forma al termine dell'apartheid in Sudafrica. È una forma di giustizia che può essere applicata a qualunque tipo di situazione, in qualunque fase del corso della giustizia penale. E perché oggi siamo fiduciosi che questa modalità di guardare alla giustizia, al reato e alle ingiustizie che feriscono la società e la vita delle persone possa avere qualche possibilità in più rispetto ad altri tentativi di vedere la luce, di essere concretamente implementata? Perché ci sono esperienze, perché ci sono esperienze forti. La cosa impressionante, tra l'altro, in tutta Europa, non sono isolate. Per esempio, un contributo enorme ai lavori per la dichiarazione di Venezia del Consiglio d'Europa è stato portato dagli studiosi olandesi che, dati alla mano, hanno mostrato tutta una serie di potenzialità e di benefici che questi esperimenti nati spontaneamente nella vita delle società, anche al di fuori di una cornice giuridica, producono non soltanto per i protagonisti, ma anche in forma di prevenzione, di diminuzione delle recidive. Questi dati, nati dall'esperienza reale, che anche in Italia è assai vissuta, sono gli elementi più convincenti che si possano portare a chi non conosce o può avere qualche ragione di dubitare di queste forme di giustizia riparativa, che non vanno confuse con quei pur necessari strumenti di clemenza che vengono previsti in tutti gli ordinamenti. Non è uno strumento per dare degli sconti di pena o per dare una grazia o per fare delle forme di indulto, amnistie, surrettizie. Non c'entra nulla con tutto questo. È tutta un'altra cosa, è una forma di giustizia che invita l'autore di un reato a guardare in faccia la sua vittima e a iniziare un percorso che possa portare a una ricomposizione, se non a una riconciliazione in senso stretto, delle ferite, dei conflitti che possono aver raggiunto dei livelli davvero efferati in molti casi. Guardate che è partito tutto da uno dei casi più drammatici della storia. Non è partito questa esperienza sui piccoli reati, è partita nei grandi ambiti, nei grandi reati di sangue, nelle grandi discriminazioni, nelle grandi ferite della storia. Ovviamente questa forma di giustizia riparativa è percepita come ancor più indispensabile nell'ambito della giustizia minorile, dove
mille possono essere le ragioni per cui un giovane ragazzo come quello di cui parleremo oggi pomeriggio nella comunità Kairos di Modrone, una persona che ha avuto un'esperienza al Beccaria, può trovarsi intrappolato in un modello di vita che lo porta sempre di più verso l'abisso. Allora, qual è il punto di forza e la possibilità di realizzazione? Intanto bisogna dire che, come sempre accade, i grandi cambiamenti nei paradigmi della civiltà e della civiltà giuridica non avvengono da un giorno all'altro. Quindi il lavoro del Ministro della Giustizia oggi beneficia e poggia sulle spalle di quel lavoro iniziato alcuni anni fa da altri ministri della giustizia che poi non hanno potuto, per varie vicende delle istituzioni, che non si sa quando, si sa bene quando si avviano dei processi, non si sa però quando si possono concludere, ma hanno dato avvio a un grande dibattito e a una grande riflessione che indubbiamente ha preparato il terreno. Quando noi abbiamo scritto nel capitolo della riforma della giustizia riparativa, ovviamente c'erano tutte le riflessioni degli stati generali che a questo avevano dedicato molto tempo, così come c'erano le tante importantissime esperienze a cui abbiamo potuto attingere del lavoro sul campo dei tanti mediatori e dei tanti figli professionali di Adolfo Ceretti, che sono impressionanti, sono sparsi in tutta Italia, ovunque si incontrano persone che guardano a questa esperienza, a questo modo di guardare in faccia la giustizia penale come a un faro a cui ispirarsi. Questo è il punto di forza, ed è un punto di forza, mi ricollego alla seconda parte della domanda, benefico per il nostro paese, che è uno dei paesi più litigiosi nel panorama europeo, più litigiosi nel senso che tutti i paesi sono litigiosi, tutte le società sono conflittuali e anche più di noi, ma quello che caratterizza e in parte affatica gli uffici giudiziari in Italia più che in altri paesi è la facilità con cui per ogni dissapore ci si trova davanti al giudice. Ecco, la giustizia riparativa non è soltanto uno strumento che ha una sua precisione tecnica, una sua specificità, un suo ambito di applicazione giuridico precisamente determinato, così come è stato configurato e sarà configurato nelle norme, ma anche diffonde una cultura della ricomposizione del conflitto. Ed è anche per questo c'è un nesso, per quanto lontano per certi aspetti, con la valorizzazione, per esempio, delle forme alternative di risoluzione delle controversie. I conflitti sono inevitabili. A volte anche la persona più pacifica si può trovare in mezzo a liti di condominio, a liti di qualunque genere, che possono riguardare la vita semplice delle singole persone o le grandi azioni nell'ambito economico, sociale, lavorativo. Quelle non sono, diciamo, lo scoppiare di un conflitto non è sotto il nostro controllo, ma quello che è sotto il nostro controllo è la modalità di affrontarlo. Qualcuno delle domande degli studenti, se non sbaglio, diceva: ma attenzione, così non stiamo rischiando di togliere la possibilità che questi conflitti abbiano sempre un giudice o un giudizio? No, nessun dubbio di costituzionalità su queste forme, perché queste forme sono delle possibilità che sono offerte senza mai togliere l'eventuale risposta giurisdizionale al conflitto che non trova altre modalità di ricomporsi. Quello è sempre, deve sempre essere assicurato. Quello che la cultura quella che alcuni studiosi hanno chiamato la giustizia consensuale oppure la giustizia riparativa o altre forme, è quello di provare a trovare una risposta al conflitto guardandosi in faccia, ricomponendo il rapporto. Ecco, credo che questa idea sia il punto di forza della giustizia riparativa
e che, cioè che guarda al fenomeno giurisdizionale, al fenomeno giuridico, non soltanto in termini di diritti e doveri dei singoli che debbono rimanere, ma anche al rapporto fra le persone, che è una cifra che appartiene pienamente alla nostra Costituzione, che del personalismo ha fatto il suo elemento fondativo. Quindi queste forme sono forme che in qualche modo completano la risposta di giustizia che andiamo cercando, non tolgono nulla a quello che deve essere, per dir così, la forma della giustizia tradizionale, che non viene di certo minacciata, ma casomai valorizzata come possibilità a cui accedere quando altre modalità non hanno potuto funzionare. No, è mio. Tantissime, e non a caso, visto il tema, sono le domande sul carcere. Difficile riassumerle perché toccano un universo di problemi aperti del sistema giustizia, per cui vanno dall'accesso ai benefici dei detenuti ergastolani ostativi e più in generale il regime dell'ergastolo ostativo, alla polizia penitenziaria, dalle funzioni primarie del carcere di rieducazione e deterrenza, possibili sistemi di detenzione preventiva usati in altri ordinamenti come in Germania, alla questione centrale del sovraffollamento delle carceri e così via. Sono davvero tante le domande. Io per riassumerle ho pensato di leggerne una e quindi di prendere a prestito una domanda posta da una dottoranda di scienze chimiche. Gentilissima Ministra Cartabia, ognuno di noi è rimasto profondamente turbato dalla violenza che si è registrata nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, ove i ruoli del giusto e del colpevole si sono ribaltati. Quali sono le azioni messe in campo perché questo non accada più? Grazie. Il mondo del carcere è uno dei punti su cui abbiamo posto attenzione sin dall'inizio e che vuole essere una delle priorità nelle prossime settimane di lavoro. Il fatto di Santa Maria Capua Vetere sicuramente ha suscitato una grande attenzione pubblica, doverosamente, perché la gravità dei fatti lì accaduti è inaudita. Ovviamente il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha fatto i suoi approfondimenti in termini di responsabilità amministrative, ma lì ci sono vere e proprie indagini, perché ci sono delle potenziali responsabilità penali che devono essere accertate. Ma come avevo detto, perché su questo punto ero stata chiamata a fare un'informativa davanti alle Camere, davanti al Parlamento, quel fatto deve essere un fatto che richiede una risposta precisa, ma anche una risposta di lungo termine, per cui al di là delle varie ispezioni che sono state condotte dall'amministrazione penitenziaria lì e in altre carceri dove ci sono stati momenti di tensione, abbiamo messo immediatamente in campo il lavoro di una commissione che ha concluso i suoi lavori a fine dicembre, presieduta dal professor Ruotolo e composta per lo più da persone che conoscono il mondo del carcere da vicino, cioè non è una commissione di studio, gli studi sono già stati fatti, abbiamo già anche lì potuto beneficiare del lavoro di altri, ma volevamo avere soprattutto il contributo della polizia penitenziaria, dei direttori di carcere, degli educatori, dei tribunali di sorveglianza, di tutti coloro, delle tante professionalità che ruotano intorno al mondo carcere, con due scopi. Uno, quello di evidenziare le difficoltà, le criticità che possono avere risposte immediate, concrete, perché a volte bastano delle iniziative appunto molto pratiche, molto concrete per cambiare significativamente la vita in un carcere.
soprattutto in questo periodo, per esempio, di pandemia, voi avete idea della tensione che si crea in un carcere quando scoppia un focolaio? Sì, avete idea, perché all'inizio del 2020 sappiamo che cosa è successo per la paura del contagio. Allora, affrontare queste cose vuol dire in questo momento assicurare le vaccinazioni, assicurare le mascherine, assicurare tutti i controlli necessari, ma nello stesso tempo anche far proseguire una proposta di attività e di percorsi rieducativi pur in queste condizioni che sono particolarmente difficili nella vita in carcere. Ma quella commissione, oltre che far emergere gli elementi problematici, ha avuto lo scopo anche di portare alla luce dei tantissimi esempi di buone pratiche che esistono, perché nelle carceri italiane veramente troviamo di tutto e non è giusto parlare solo di Santa Maria Capua Vetere, è giusto parlarne. E io ho ringraziato pubblicamente quella testata giornalistica per averlo fatto, perché è giusto portare alla luce la criticità, ma è anche giusto far emergere la dedizione, l'inventiva, l'intraprendenza, i rapporti e la generosità della società civile che tante volte porta lavoro in carcere, piuttosto che iniziative di vario genere, dalle iniziative culturali. Per esempio, ho imparato ad apprezzare tantissimo l'importanza del teatro in carcere, oppure quelle comunità che ci stanno offrendo la possibilità di accoglienza per le madri, che sono poche, ma come dico sempre, sono sempre troppe, che sono in carcere con i loro bambini, o ancora chi sposta un'attività produttiva, come mi è capitato di vedere in un carcere lombardo, dentro il carcere per dare lavoro, o forme di innovazione tecnologica che possono, ecco, per esempio, questo è un altro ambito in cui la tecnologia, e stiamo lavorando molto con il ministro Colao per il carcere, non soltanto per esempio per facilitare di più la sorveglianza, la videosorveglianza, che ovviamente dà sollievo a tutti, ai detenuti e al personale che deve garantire la sicurezza dentro il carcere, ma anche colloqui a distanza, attività a distanza, lavori in cui loro stessi, i detenuti, possono essere coinvolti nell'implementazione di queste nuove tecnologie, che non sono necessariamente da bandire da quella porzione del territorio della Repubblica che è l'insieme del carcere. Dunque, le iniziative sono tantissime, sono troppo poco raccontate, e vi assicuro che le proposte di questa commissione Ruotolo, che ha una serie di interventi che vanno da cose molto concrete a riforme del regolamento, anche ad alcune iniziative legislative, saranno l'impegno delle prossime settimane da parte del Ministero della Giustizia, che un'attenzione particolare a quel tipo di settore che rientra nel, e a tutte quelle le persone che vivono e lavorano dentro il carcere, l'ha sempre avuta, per una sensibilità nata dal fatto di aver visto. Ecco, forse qui mi sento di dire una parola a chi sta lavorando per formare i nuovi giuristi: non fate uscire dall'università i nuovi giuristi senza aver visto che cos'è un carcere. Non si può capire quali sono le esigenze, i compiti della giustizia in Italia senza aver visto, e questo aver visto, per chi lo sa, è una citazione diretta di uno dei padri fondatori dell'Italia, perché fu Piero Calamandrei che sulla rivista Il Ponte disse: bisogna aver visto. Allora, qui le chiediamo di tornare nelle aule universitarie
e alla sua passata esperienza, perché la domanda che viene posta da un dottorando è: appellandomi alla sua esperienza non solo di ministro e giudice costituzionale, ma soprattutto di ricercatrice e professoressa, quale consiglio darebbe a dei giovani ricercatori per migliorare la propria formazione e affrontare le sfide del futuro? La domanda è stata posta da un dottorando di giurisprudenza, ma credo che interroghi tutti i saperi, quindi... Devo dire che questa domanda sulla formazione del giurista mi è stata posta da più parti, dalla stessa ministra Messa, ma anche da coloro che hanno dovuto esaminare, per esempio, la preparazione dei futuri giudici o dei futuri avvocati. Io credo che ci sia una riflessione da fare sulla formazione del giurista, non per buttare via il tanto di buono che c'è nella nostra formazione, perché c'è una solidità di formazione culturale, una profondità di spessore storico, di capacità di visione sistemica che non deve essere dispersa, ma mancano tante altre cose. Per esempio, molto banalmente, manca la scrittura nelle nostre università, nelle nostre facoltà giuridiche, eppure il giurista poi è chiamato prevalentemente a scrivere sentenze, a scrivere atti processuali, a scrivere libri se uno fa ricercatore. E purtroppo questo non c'è molto nella tradizionale formazione giuridica, che invece tende a essere molto orale. Chi mi conosce sa che da molto tempo, quando ormai tanti anni fa ho lasciato le aule universitarie, poi sono ritornata per un breve periodo l'anno scorso, un altro aspetto che io trovo decisivo è spostarsi da una formazione, o meglio da una più che l'insegnamento, è il modo con cui si verifica la formazione degli studenti, che secondo me è importante, cioè è importante ripensare a come esaminarli, perché è vero che può essere importante verificare che gli studenti abbiano determinati concetti, nozioni, conoscenze, ma è ancora più importante assicurarsi che li sappiano usare. Allora, metterli alla prova di fronte a un problema giuridico. In fondo il diritto, la giustizia ha una serie di problemi da risolvere. Piuttosto che verificare l'esistenza di tutti gli attrezzi nella formazione, è vedere la capacità di metterli in pratica, che c'è un aspetto pratico importante che non è disgiunto dalla formazione teorica, ma che deve lì poter arrivare. L'apertura internazionale, ormai una parte, diciamo così, comparata, europea, internazionale, è una componente assolutamente imprescindibile, ma anche tante quelle che chiamano soft skills, la capacità di organizzare una presentazione, di elaborare una modalità di porgere gli argomenti, quanto è importante in un'aula giudiziaria. Una volta si insegnava, qui non è questione semplicemente di andare a inseguire le ultime trovate dei paesi esteri, qui è tornare alle origini, la retorica, la capacità di esprimersi, di dire in modo efficace un'idea perché possa penetrare la convinzione e forgiare la convinzione dell'altro. Ecco, io credo che questo momento, e forse qui dobbiamo chiudere, temo che l'orario ci stia un po' sfuggendo di mano, questo momento di pandemia che tante sfide sta ponendo a tutto il nostro modo di agire, di lavorare, di condurre la vita, la nostra vita sociale, è davvero anche un momento di grande opportunità per provare a ripensare ad alcune forme del nostro essere, del nostro agire, ivi inclusa quella della formazione. In fondo questa pandemia, lo dicono tutti,
finirà, ci auguriamo che finisca presto, ma lascia come una cesura tra un prima e un dopo. Non subiamola, questa cesura. Può essere un'occasione reale per ripensare, così come lo è stato in tanti palazzi di giustizia, no? Dove appunto la possibilità dell'uso della videoconferenza poteva sembrare una fuga in avanti, una modalità non appropriata, non rispettosa. Ecco, la pandemia ci ha spinto, no? In certe direzioni, forse anche per l'università, per la formazione del giurista, sarebbe un peccato aspettare soltanto il trascorrere di questi mesi ancora così problematici, così esposti al rischio, per tornare a come eravamo e dare invece l'occasione di questo scossone, di questo terremoto che ci ha presi, per provare a guardare in avanti e davvero far diventare questo momento un'occasione per offrire alle nuove generazioni una possibilità in più, esattamente come il PNRR sta diventando per tutta la società italiana.